Al via a gran ritmo la vaccinazione anti-Covid-19 per gli ultraottantenni in provincia di Taranto. Come da programma, i primi punti vaccinali sono stati aperti a Taranto, Manduria, Pulsano, Martina Franca, Palagiano, San Giorgio Ionico, a Vetrana, Fragagnano, Lizzano e La Terza. Una data importante, come sottolineano il direttore generale dell'ASL Taranto, Stefano Rossi, e il direttore sanitario Gregorio Colacicco. Dopo aver completato gli operatori sanitari, siamo partiti già da sabato con gli operatori scolastici, oggi con gli ultraottantenni. Ricordo che la provincia di Taranto ha messo in campo un numero elevatissimo di sedi vaccinali proprio per andare incontro alle categorie più fragili che potevano avere difficoltà negli spostamenti. Ne abbiamo messi in campo 24, quasi tutti i comuni hanno una sede vaccinale. Finalmente cominciamo con la popolazione, cominciamo con le fasce più vulnerabili, cominciamo con gli ultraottantenne. Abbiamo voluto dare un segnale in termini anche di prestigio della sede qui presso la Banca d'Italia, perché i nostri nonni, i nostri genitori, nel momento in cui si vaccinano, hanno anche la possibilità di conoscere questa sede così bella e prestigiosa, quale è la scuola di medicina qui a Taranto. Soddisfatto anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Michele Conversano. Purtroppo abbiamo visto come le gravi conseguenze del Covid sono ancora più gravi nella popolazione anziana, anche per la concomitanza di patologie croniche. Quindi è importante vaccinare subito e vaccinare in fretta. La nostra grande limitazione è il numero di vaccini a disposizione. Abbiamo visto che appena abbiamo lanciato le prenotazioni, oltre 25.000 anziani over 80 della provincia di Taranto si sono prenotati.